e vi saluto tutti, grazie. Grazie Mauro, grazie di cuore, grazie, bravissimo. Grazie a te. Buonasera a tutti, sono una studentessa di lingue orientali facente parte del gruppo di studenti contro il Green Pass di Venezia. Sono qui oggi perché vogliamo portare un pensiero concreto. È da mesi ormai che siamo stati molto bravi ad organizzare queste manifestazioni, siamo stati molto bravi a partecipare. Era dal 68 che non capitava di avere così tante manifestazioni di seguito, quindi questo è un segnale forte. E crediamo che adesso sia il momento di trasformare queste manifestazioni in momenti costruttivi, in cui concretizzare tutti i buoni propositi che sono stati fatti in questi mesi. Noi studenti, come potete leggere dal nostro manifesto, siamo un movimento politico ma assolutamente apartitico, perché se siamo arrivati a questo punto di rottura è anche perché il sistema politico in cui siamo è corrotto. Abbiamo avuto diversi esempi di movimenti popolari che dopo essersi costituiti come partito abbiano deluso e infranto le promesse di buoni propositi fatti alle persone. Siamo sicuri di voler continuare ad alimentare la macchina politica dei partiti? Siamo sicuri di voler continuare a nutrire il sistema che c'è già e che ci ha portato dove siamo ora? Abbiamo riscontrato un sentimento comune che sta nascendo, che è quello di creare una società nella società, i cui valori siano quelli della cooperazione e non della competizione, i cui valori siano quelli della solidarietà e non quelli dello sfruttamento, in cui il potere sia decentralizzato, in cui siano le realtà territoriali locali a gestirsi e ad amministrarsi. Per questo la necessità di organizzare dei microsistemi autogestiti ed è una necessità sentita da molti di noi, sia studenti che lavoratori. Tant'è vero che in questo periodo sono nati tantissimi gruppi e realtà, ma ciò che manca è la coordinazione. Per questo oggi noi ci siamo organizzati per mettere in comunicazione sia le realtà esistenti sia quelle mancanti. Abbiamo pensato a 5 macrocategorie che sarebbero quella dei trasporti, della scuola parentale, degli alimenti, dei prodotti alimentari locali, dei prodotti artigianali e degli spazi condivisi. Gli spazi condivisi è venuta fuori come idea perché ci siamo resi conto che ormai non possiamo più andare al cinema, non possiamo andare a fare sport, non possiamo entrare in università, quindi c'è il bisogno che da parte della cittadinanza vengano offerti degli spazi, c'è chi magari può mettere a disposizione un magazzino, chi può mettere a disposizione una sala, chi il proprio appartamento, per creare delle iniziative in cui ci riuniamo e tutti possiamo partecipare senza la necessità di esibire una tessera verde. Bravissima, brava, bravi ragazzi. Quindi quello che noi faremo adesso è di metterci alla nostra destra, alla vostra sinistra, e ci sarò io che mi occuperò di prendere i contatti per gli spazi, e Manuel, alza la mano, che si occuperà dei prodotti artigianali, Valerio che si occuperà dei prodotti alimentari locali, Alice che si occuperà della scuola parentale e Federico dei trasporti. Questo perché vogliamo cercare di riunire tutti quei gruppi, come abbiamo detto, già esistenti. Non vogliamo essere a capo di questa iniziativa, vogliamo collaborare, vogliamo che le persone vengano da noi e che ci uniamo. E sarebbe anche bello che da questo nascessero anche delle riunioni in presenza, perché è importante per organizzarsi, come diceva Mauro, a creare una struttura.
E quindi concludo invitando gli organizzatori delle manifestazioni e i futuri relatori a pensare a degli interventi concreti da portare qui sul palco, in cui concretizziamo i pensieri e i propositi di questi due mesi, perché penso che siamo un po' tutti stufi e abbiamo bisogno di toccare con mano delle realtà concrete. Grazie.